Saro Barchitta, la mafia non esiste. È un'affermazione assolutamente sbagliata, è la negazione di tutto, però è il titolo di una manifestazione teatrale, chiamiamola così, che avrà luogo a Scordia. Ne vogliamo parlare? Sì, disponibilissimo. Guarda, l'abbiamo portata a Scordia, questo gruppo, perché sono sicuro io che piacerà ai nostri paesani, perché parlerà, piacerà soprattutto perché parlerà oltre che del nostro paese, quindi un po' di storia, di brutta storia del nostro paese, parlerà di Peppino Impastato, che è rimasto nella memoria di tutti, o quantomeno di tutti quelli che ci crediamo. Vediamo la locandina intanto, che ci fa vedere Saro Barchitta, la locandina che presto vedrete in giro qui a Scordia. Eccola qui, la vediamo. La mafia non esiste, sabato 28 ottobre alle 20:30 presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Ettore Maiorana via Luigi Capuana 36. Ecco, dicevamo, parlare di mafia è sempre importante, malgrado ci sia l'antimafia, poi c'è l'antimafia dell'antimafia, poi ci sono coloro che si credono i depositari dell'antimafia. C'è tutto. L'antimafia dovrebbe essere unica, Saro. Ma guarda, purtroppo... Poi quando ci si mette anche la politica in mezzo diventa tutto più difficile. Purtroppo, Lorenzo, ormai abbiamo esperienze vecchie, vecchissime, e sappiamo che in tutti i settori purtroppo si infiltra gente che alla fine fa sparire tutto, vanifica tutto l'impegno che molti ci abbiamo messo in questa cosa. E ci crediamo e trascuriamo le nostre cose, perché vogliamo che i nostri figli e i nostri nipoti non abbiano a vedere e a vivere e a sentire quello che abbiamo visto noi, la nostra generazione. Se non ci convinciamo che tutti, rispetto a queste cose, dobbiamo essere carabinieri e cittadini nello stesso tempo, non c'è altra possibilità, perché i carabinieri sono pochi, ma anche se li raddoppi, li triplichi, ma cosa vogliamo, l'esercito noi a Scordia? Io non lo voglio l'esercito, io voglio cittadini che fanno quello che abbiamo fatto noi, quelli dell'associazione Nicola D'Andras, fare il nostro dovere. Quando sentiamo di qualcosa che non va, andiamo dai carabinieri a denunciare con nome e cognome. Se noi veniamo a conoscenza di un episodio, di un sospetto, di un nome, di qualcosa, noi andiamo dai carabinieri, perché ci dobbiamo fidare per forza. Semmai dobbiamo spingere attraverso la politica, attraverso i giornali, attraverso la televisione, facendo casini, tutto quello che vogliamo. Andando a votare e scegliendo non quello che ci possa raccomandare meglio, ma scegliendo quello che pensiamo che possa essere meglio. Sì. Altrimenti non c'è speranza, non ci lamentiamo, perché quello che ci succede è quello che meritiamo. Grazie Saro, allora appuntamento il giorno 28 ottobre. Io vi invito tutti, perché lì si parlerà un po' della nostra storia negativa degli ultimi anni a Scordia. Grazie Saro.